In principio, quando Dio da nulla creò il cielo e la terra, nessun cespuglio campestre e nessun'erba era spuntata. La terra appariva informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso. Allora Dio disse: sia la luce. E la luce fu. Il Signore Dio vide che la luce era buona e la separò dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Poi Dio fece il firmamento e lo chiamò cielo e pose in esso due grandi luminari, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte e le stelle. Dio vide tutte queste cose e se ne rallegrò, perché ai suoi occhi apparvero buone. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare alle estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la morte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio. Se li conto, sono più della sabbia, e se li credo finiti, con te sono ancora.
Fin qui la storia primordiale della creazione, a cui il racconto biblico fa seguire il peccato di Adamo ed Eva, da cui si snodano i tempi della morte e della vita, i tempi della speranza e delle tragedie più assurde. La storia dell'umanità è come un continuo racconto di un prodigioso duello fra la morte e la vita, dove non sempre è dato di capire quale sarà la fine, il punto di non ritorno. E di fronte a questo scenario continuo di morte e di vita, ognuno di noi può essere come quell'osservatore immaginario, tutto affatto chiaroveggente, che da lungo tempo e da una grandissima distanza guarda la Terra. Il nostro pianeta gli apparirà dapprima azzurro per l'ossigeno che lo circonda, poi verde per la vegetazione che lo ricopre, poi luminoso, sempre più luminoso per il pensiero che alla sua superficie si intensifica. Ma anche fosco. Fosco per una sofferenza che cresce in quantità e in acutezza al medesimo ritmo in cui sale la coscienza nel corso dell'età. Sì, più l'uomo diviene uomo e più si incrosta e si aggrava nella sua carne, nei suoi nervi, nella sua mente, il problema del male. Del male da capire, del male da subire. E tuttavia, nel mio animo, come in quello del cantore biblico delle bellezze del creato, forte è il desiderio di benedire il Signore per l'aspra materia, terra arida, dura roccia che cede solo alla violenza e ci obbliga a sudare il nostro pane. Di benedirlo per la pericolosa materia, mare violento, passione indomabile che ci divora e ci sfida a imprigionarla. E ancora per la potente materia, fuoco creatore, realtà sempre nascente. Benedirlo, perché senza i suoi attacchi, senza i suoi strazi, noi vivremmo inerti, stagni senza vento, cuori senza audacia, ignari di noi stessi e insensibili a Dio. Benedirlo, benedirlo per l'universale materia, tempo senza fine, oceano senza sponde, triplice abisso delle stelle, degli atomi e delle generazioni, perché essa dissolve le nostre anguste misure e ci fa languire dal desiderio di strappare il velo delle cose per contemplarlo faccia a faccia. Vorrei benedirlo, ma anche capirlo per la mortale e brutale materia. Il 23 novembre. Gli strumenti hanno stabilito l'ora. Sono le 19:34 minuti e 30 secondi. Dura poco l'inizio destinato a durare molto. Per un minuto, uno solo ma interminabile, la Terra è squassata da un'onda sismica di inaudita potenza. Gli esperti stabiliscono che la violenza del terremoto è stata nel suo culmine tra il nono e il decimo grado della scala Mercalli. Si fanno previsioni angosciose. Lunedì 24 novembre. All'alba i giornali danno le prime frammentarie notizie dell'immane tragedia.
I morti sono centinaia. La Campania e la Basilicata hanno vissuto la più tragica notte della loro storia. Morte, terrore, danni, paesi distrutti. Balvano, 100 morti, di cui molti sono bambini. 25 novembre. Balvano, paese maledetto con un tragico passato e senza più futuro, scompare con i suoi bambini. A Potenza una fuga di massa, una città diventata fantasma. A Pesco Pagano l'ospedale è inagibile. I feriti operati nello stadio lottano contro la morte a cielo aperto. A Castelgrande è distrutto il centro storico. Muro Lucano, bilancio ancora impossibile. Sotto le macerie decine e decine di persone attendono invano. La nuova edilizia non ha retto. Si registrano storie tragiche, ma qualcuna anche a lieto fine in quella maledetta notte. Con le sole mani un uomo di Laviano è riuscito a salvare la madre, la moglie e i figli. Radioamatori pilotano i soccorsi. Il capo dello Stato visita i terremotati dell'Irpinia. Vergogna, gridano a Pertini. Gli effetti dell'energia sprigionatesi dalla terra come 15 bombe di Hiroshima. Mercoledì 26 novembre. Balvano si stringe intorno al Papa, venuto a portare una parola di conforto per i figli della sventura. Nell'aria putrida si levano altri canti. Pianti. Ma canti. Le nenie antiche del dolore terrestre, di cui si è letto in qualche libro. Altri tragici tempi e altro ed uguale terrore, come l'ossessione delle madri che ora piangono e cantano: ridatemi il mio figlio, che cuore di pietra avete, che pietra cattiva. I bambini non sono più loro, non sono più figli, sono pietra anche loro. Manine grigie e viola, piedini freddi sotto le scarpe e i calzettoni del giorno di festa e le lenzuola candide stuprate dal rosso assassino e il foglio di quaderno a quadretti con la bella scrittura che spiega che cosa è per te la scuola, che cosa è per te la morte, bambino. Uno sguardo, una bara, un altro foglio di quaderni a quadretti con nome e cognome, una ammucchiata su un camion che si apre la strada del piccolo cimitero tra gli ulivi in quell'incredibile canto della disperazione. Ma Assunta Bovino non canta, piange e grida. Chissà com'è riuscita a rubare la sua Marinella, 13 anni, due treccine sul volto di cera. Una figlia a 50 anni le fa scudo di sé anche quando fra i banchi dell'aula entra Pertini. È mia, è mia. Sì, certo, è tua. A Balvano, il 23 novembre, ore 19:34. Dorme per sempre Massimiliano. Ninna nanna per Massimiliano, senza una casa per dormire, senza una culla per morire. Ninna nanna per Massimiliano, senza una casa per dormire, senza una culla per morire. Vestita di bianco, che troppo presto è scesa al tuo fianco.
Balvano il 23 novembre, ore 19:34, dorme per sempre Massimiliano. Ma ognuno di noi può essere anche un altro osservatore, non immaginario questa volta, e un osservatore che non guarda dall'alto dei cieli, ma dalla stessa terra, da quella terra dove quotidianamente si consumano sotto i suoi occhi tragedie senza un perché. Tutta la terra illuminata sembra risplendere di una trionfale sventura. E allora egli è costretto a interrogarsi sul problema del male, del male da affrontare, del male che lo avvolge. E per lui emerge una domanda inquietante. Se Dio esiste, perché non mostra il suo volto? Perché ha taciuto e tace sulle tragedie umane? Dov'è il Dio di Isaia che gli diceva: allora tu invocherai e il Signore ti risponderà, tu griderai e lui dirà: eccomi. Da quanto tempo Dio non dice eccomi? Ma solo un Dio maligno se ne starebbe silenzioso quando la sua mano potrebbe portare terrore e bloccare il braccio del nemico. E se Dio ha parlato una volta, perché da allora non ha più parlato? Se c'è una voce, qual è la sua voce? Ma che dire? Che dire di un Dio che parla solo agli orecchi degli antichi e poi per millenni mantiene il silenzio? Dov'è il Signore che parlava a Mosè attraverso il tuono, ad Elia attraverso la voce di un silenzio sottile? Queste voci si sono ammutolite. E allora quest'uomo testimone di tragedie senza fine, ha il diritto di chiedere conto a Dio dei suoi peccati, delle sue mancanze e delle sue infedeltà, e può forzarlo al pentimento e ad atti riparatori della sua colpa, perché Dio stesso ha bisogno di espiazione. Solo rispondendoci egli può salvarsi. Nel pomeriggio di oggi, verso le 14:30, i cappellani militari del reparto ospedaliero 4/607 sono venuti da me e dal mio collega evangelico per informarci di quanto segue. Alcuni soldati tedeschi li avevano avvertiti che in una casa erano rinchiusi in condizioni insostenibili dei bambini ebrei di un'età tra i pochi mesi ai 5-6 anni, i cui genitori erano stati evidentemente fucilati. Li sorvegliava la milizia ucraina. Il loro pianto continuo era avvertibile dalle case vicine. Mi sono recato personalmente a questa casa con i due cappellani e il mio collega evangelico Comman, trovando la seguente situazione. Nel cortile antistante la casa, da cui si udivano chiaramente i pianti e i vagiti dei bambini, si trovavano una sentinella ucraina, un certo numero di soldati tedeschi e alcune ragazze ucraine. Entrati subito nella casa, senza venire ostacolati, abbiamo trovato circa 90 bambini, li ho contati, dell'età tra i pochi mesi
e i 5, 6 o 7 anni. Le due stanze in cui si trovano i bambini, accanto ce n'era una terza vuota, erano nella massima sporcizia. I bambini erano sdraiati o seduti sul pavimento, coperto di escrementi. Sulle gambe e sulla parte inferiore del corpo seminudo dei bambini erano posate grosse mosche. Alcuni più grandicelli, 2, 3, 4 anni, grattavano l'intonaco dalla parete per mangiarlo. Due uomini, all'apparenza ebrei, cercavano di pulire le stanze. L'aria era disgustosamente ammorbata. I bambini, specialmente quelli di pochi mesi, piangevano e vagivano in continuazione. I soldati presenti erano come noi molto scossi da questo incredibile spettacolo ed esprimevano la loro indignazione. Il giorno prima, verso sera, erano partiti da lì per 3 volte camion carichi di bambini alla presenza costante di un funzionario dell'SD. L'autista del camion gli aveva raccontato che si trattava di figli di ebrei ed ebree uccise e che si portavano anche loro a fucilare. Li avrebbe fucilati la milizia ucraina. Non c'è chi sia come te fra i silenziosi. O Signore, Dio onnipotente, muto e senza parola verso i nostri persecutori, tra i molti nemici che contro di noi si sono levati. Abbiamo atteso la redenzione al suo posto. Guarda l'orrore, sì, l'orrore, perché tu, oh Dio, con mano benevola, ci hai fatto 2 doni, un massacro e una primavera. Il giardino fioriva, il sole splendeva, il massacratore massacrava. Sì, proprio un grande massacratore. Una massa infervorata per la Settimana Santa nella lontana primavera del 1903 in Moldavia. Donne, uomini e bambini squartati, stuprati, sgozzati. E la moltitudine dei fiori venire fuori subitamente, non si sa di dove, perché primavera. E danzare sopra le erbe con vaga allegria. E i piccoli fiori si vestivano di bianco, di rosa, di giallo, mentre i bambini squartati e sgozzati vestivano il rosso assassino, Signore. Questi bambini come possono perdonarti? E noi, come possiamo farlo noi per loro? Come possiamo farlo? Si radunarono e volteggiarono, e ora tante achedot hanno luogo sotto i tuoi occhi, tanti innocenti sono massacrati, e tu taci, ma non vedi come sale da tutta la terra
come un immenso respiro di dolore legato al limite della creatura, al male e alla stessa libertà dell'uomo. Molti pensano che esso si spenga nel vuoto e nel silenzio. Perché? Perché non conti più i passi del nostro vagare, oh Dio? Le nostre lacrime nell'otre tuo non raccogli. Ma non sono forse scritte anch'esse, come quelle degli antichi padri, nel tuo libro? O cieli, o cieli, ditemi il perché. Qual è la ragione di tutto questo? Di una tale offesa sulla terra? Che cosa può significare un grande ebreo dei tempi antichi a paragone di un piccolo ebreo dei nostri giorni? In Polonia, in Volinia, in Lituania, in ogni diaspora, in ogni ebreo grida un Geremia. Si lamenta un Giobbe in preda a sofferenze atroci. Io invoco la terra tutta e tutti i profeti li scongiuro. Alzate la testa verso il cielo e sputateli in faccia. Voi o cieli, voi non avete un Dio dentro di voi. Aprite le vostre porte, o cieli, spalancatele. Tutto un popolo crocifisso sale lassù e ciascuno dei bambini massacrati può prendere il posto di un Dio. Thank you.
La morte è il nostro ospite d'onore. Io l'ho invitata a ballare, qui, con noi. Lei, il mistero, l'enigma, l'ingiustizia, l'assurdità, la più efferata crudeltà posta nella vita dell'uomo. E a tutti noi, con il suo ballo, sarà posta la domanda sul significato del dolore, dell'angoscia che essa genera e di come non sia possibile sfuggire banalmente alla signoria della sua falce. Essa è qui, con noi, domina imperturbabile la nostra esistenza, la nostra storia, dappertutto, intorno a noi, la morte è qui, è come a casa sua, e ci guarda dalle fessure delle cose, si abbatte su di noi dall'esterno e sopraggiunge, improvvisa. Thank you.
13 novembre 1975. A Vercelli, Doretta Graneris, 19 anni, uccide i propri genitori, il fratello di 13 anni e due nonni, con l'aiuto del fidanzato Guido Baldini, di 22 anni. 23 luglio 1989. A Roma, Patrizia Pinucci, 17 anni, progetta l'omicidio del padre, che ostacolava la sua storia con un ragazzo di 23 anni, al quale lascia l'esecuzione materiale del crimine. 4 agosto 1991. A Montecchia di Corsara, Verona, Pietro Maso, 19 anni, uccide i genitori a bastonate, con l'aiuto di tre amici, uno dei quali minorenne, per impossessarsi dell'eredità. Dopo la strage simula un furto e trascorre la notte in discoteca. 26 marzo 1992. Ad Arma di Taggia, Imperia, il fidanzato di Emanuela Del Monte, 15 anni, di comune accordo, uccide la madre della ragazza a martellate. 26 dicembre 1992. Cerveteri, Roma. Giovanni Rozzi uccide con l'aiuto di un amico tossicodipendente i genitori presso la loro abitazione. Rozzi aveva promesso all'amico i gioielli della madre. Confessò perché era assillato dal padre. 15 dicembre 1994. Mascia Torelli, 23 anni, uccide il padre con 6 colpi di pistola la notte tra il 15 e il 16 dicembre. 20 luglio 1995. Sestri Levante, Genova. Carlo Nicolini, 26 anni, uccide i genitori a colpi di fucile, poi ne dilania i corpi. 21 ottobre 1999, Genova, Stefano Diamante, 24 anni, uccide la madre a colpi di martello e coltello, dopo l'ennesima bugia sui suoi studi. Diceva di essere sul punto di laurearsi, ma aveva superato soltanto 7 esami. 11 febbraio 2001, Padova. Paolo Pasimeni, 23 anni, massacra di botte il padre, professore universitario, e ne brucia il corpo. Poi ne denuncia la scomparsa. Il movente, ancora una volta gli studi. Il padre aveva scoperto che il figlio aveva falsificato i verbali di alcuni esami. 22 febbraio 2001, Novi Ligure, Alessandria. Erika Denardo, 16 anni, assieme al fidanzato Omar, di 17 anni, uccidono la madre e il fratellino di lei, colpendo, ben oltre la ferita mortale, con più di 50 coltellate. Mi senti? Sto crescendo nel tuo grembo e so già che mi vuoi bene. La mia presenza ti sconvolge. Intorno a te tutto è buio, ma non lasciarmi. È solo la mia voglia di vivere che grida. Non senti la mia voce? Eppure ti sto chiamando. Mamma, mamma, non uccidermi. Mi hai nutrito col tuo sangue? Perché vuoi uccidermi? Mamma, non uccidermi! Non fermare i battiti del mio cuore! Non uccidermi! Non uccidermi! Ho spento per sempre due occhi che avevano diritto di vedere la luce e che mi avrebbero guardata con amore. Ho soffocato per sempre una voce che mi avrebbe chiamato mamma. Ho chiuso per sempre una bocca che mi avrebbe sorriso. Ho fermato per sempre due piccoli piedi che avrebbero camminato con me nella vita. Ho fermato per sempre i battiti di un cuore che palpitavano nel mio grembo e mi avrebbe amato di un amore immenso e che a poca distanza di tempo avrebbe portato nel mondo la gioia di vivere. Ho ucciso. Ho ucciso per sempre una vita nutrita col mio sangue.
ha ucciso la vita della mia vita. Da quell'istante il viso del mio bambino è entrato nel mio sguardo e dovunque poso i miei occhi io lo vedo. Mamma, perché mi hai ucciso? Sembra che mi domandi. Io rispondo in silenzio, col pianto. Sono ciascun bambino della strage degli innocenti. Sono stato e sarò l'interminabile schiera di bambini, vittime dell'egoismo umano. La guerra, la malattia, la peste, la pazzia, la pedofilia sono i volti più comuni della mia morte. Sono ogni vita che voi spegnete prima che nasca. Sono ogni vita nata alla quale voi non permettete di vivere. La fame, la miseria, l'arsura della sete, la non casa, il mai avuto. Questa è della mia morte, la spada ed il veleno. Sono stato per poco la speranza e il futuro di Balvano e di San Giuliano. Ora sono là, nelle foto, sui giornali, nella televisione. Ho sperato, ma poi la vita, la mia vita, è finita in una lavatrice, è finita volando da un balcone. Sono stato trovato senza vita in un cassonetto della spazzatura. E da ciascuno di voi ho lasciato l'angoscia, il dolore, il tormento per una vita scomparsa, senza un perché. Abbiamo la sensazione di vivere in un mondo che pare sempre più invaso e impregnato dal maligno, dove forte si impone la domanda sul silenzio di Dio, su questa normalità e follia che sembrano avere la stessa faccia e la stessa voce. Se un angelo o un ipotetico extraterrestre si mettesse ad osservare il nostro comportamento, rimarrebbe perlomeno stupito o sconcertato. Ci sono tra di noi santi e criminali, guerre che uccidono e ospedali che curano i feriti. Si odia e si ama e spesso queste contraddizioni albergano nella stessa persona. La nostra storia, da un lato, sembra essere un filo d'oro, di splendori e di eroismi, e d'altro lato è un filo rosso, di sangue e di vergogne. L'uomo sembra proprio essere, secondo una definizione di Goethe nel Faust, un microcosmo di pazzia. Ma da dove arriva il mostro? Perché Dio non ne limita i poteri, non lo contrasta? Ma come si fa a prevederne la presenza e a capirlo, a entrare stilla per stilla nelle gocce di questo suo malessere infernale e a disinnescare la bestia che è lui. È evidente a chiunque che viviamo in un mondo dove il mostro casalingo sta dietro l'angolo. La cronaca oscilla da Erika alla mamma che mette il bimbo in lavatrice, dal delitto Jacker alla signora ammazzata misteriosamente nelle campagne di Ravenna, senza non parlare poi di Cogne, un'incompiuta del terrore che ha fatto parlare più della tragedia delle Torri Gemelle. E ogni volta la gente urla al mostro e si tiene stretta e unita nello spavento. Una lotteria dell'orrore, una sorta di divertimento di massa sul godimento della paura. Ma soprattutto la domanda inquietante sulla cura che Dio sembra non avere più per le sue creature. Tutti noi abbiamo dentro una piccola o grande belva che si nasconde, pronta ad uccidere e a farci diventare carnefici feroci. Ma quale terribile percorso porta un essere umano a diventare un mostro? Ma come possono un figlio, una madre, un padre trasformarsi in assassini dei propri familiari? Perché tu, oh Dio, taci di fronte a queste terribili esperienze dell'uomo? L'uomo che tu hai creato a tua immagine e somiglianza, perché tanto orrore e tu taci? Perché oltre alla guerra e alla fame ci imponi questa tragedia maggiore che deriva dal tuo silenzio? Perché ti rinchiudi nel tuo cielo, quasi disgustato dell'agire dell'umanità?
sì, morire sì, morire sì, ma non così. Sapere che da un grido in là morire sì, ma non così. Pensare il mondo crollerà e nulla poi più ci sarà. Ascolta, o Signore, tu che sei il grande tra i muti, ascolta la preghiera che sale dal tumulto e dalla disperazione di un mondo in cui tu sei dimenticato e dove tu non sembri più parlare, dove l'uomo uccide l'uomo suo fratello e i figli, dove è scomparso il diritto e la pietà. Fa, o Signore, che la saggezza della pace, la forza della giustizia e la gioia della fraternità vincano il rumore delle armi e l'orrore della violenza, dell'odio fratricida e del mostro assassino. Forse tu avevi bisogno del nostro dolore, di questo pigmento dell'esistenza commossa dell'uomo. O allora non maledirmi, se io riuscirò con le mie grida a rompere la tua pace, a comunicarti il nostro pianto. E non desisterò, fino a quando le tue creature non siano tutte nella tua gioia. Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, lungo le notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pasticche trasformate.
dentro alle nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, essere contro ed ingoiare la nostra stanca società. È un Dio che è morto. Questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe. È venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudini e paura, una politica che solo fa carriera. Questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo e una speranza appena nata, ad un futuro che c'è male, a una rivolta senza ali, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore per tre giorni e poi risorge. Io non credo che Dio sia muto in questi tempi. Egli forse parla con voce sottilissima e per metafore. Parla attraverso portavoce inquietanti, ma si fa sentire, anche se non comprendere. E per noi cristiani Dio è necessariamente discreto. Ha posto un'apparenza di probabilità nei dubbi che investono la sua esistenza. Egli si è avvolto di ombre per rendere la nostra fede più appassionata e senza dubbio anche per avere il diritto di perdonare il nostro rifiuto. Occorre che la soluzione contraria alla fede conservi la sua verosimiglianza per lasciare completa libertà di azione alla sua misericordia. Certo, il suo silenzio sembra una tragedia maggiore della stessa fame e della stessa spada. Egli non si rivela più e sembra essersi rinchiuso nel suo cielo, quasi disgustato dell'agire dell'umanità. Ma il suo silenzio altro non è che la nostra incapacità di ascoltare, perché l'orecchio e il cuore si sono induriti. E questo oggi il vero peccato del mondo, al quale Dio sembra rispondere con il suo silenzio. Ed è per questo che io voglio ascoltarlo, questo suo silenzio, con tutti voi. Voglio ascoltare la sua voce sottilissima, voglio contemplare insieme con voi queste metafore, questi piccoli frammenti che ancora oggi ci fanno sentire la sua tenerezza, la sua voce. Allora mi immagino di passare per una strada che costeggia il campo, mentre il tramonto nasconde avaramente i suoi ultimi raggi d'oro. La luce del giorno affonda sempre più nelle tenebre ed il campo mietuto
privo di sole, giace silenzioso nell'ombra. Subitamente una voce acuta di bimbo sale verso il cielo. Egli attraversa la cupa oscurità, lasciando l'eco della sua canzone nel silenzio della sera. Il suo villaggio, la sua casa, giacciono al confine della vasta pianura. Io arresto per un momento la mia passeggiata solitaria sotto la luce delle stelle e vedo davanti a me la terra brunata, sorreggente con le sue braccia, innumerevoli case fornite di culle, di letti, di cuori materni e di lampade notturne, di giovani vite contente, della contentezza inconsapevole del proprio valore nel mondo. E allora fisso il mio sguardo sulla bellezza della loro presenza e sulle mie mani scendono come soffio di speranza le note del loro canto gioioso, ed esse sul dolore dell'umanità passano come il sussurro di una brezza leggera. Allora dico a me stesso e a voi tutti: ecco, è la voce di Dio. Ecco, ecco, dove Dio continua a parlare. Da dove sono venuto? Da dove mi hai preso? Domandava il bambino alla mamma. Ella rispose, mezzo piangendo e mezzo ridendo, e serrandosi il bambino contro il petto: tu eri nascosto nel mio cuore come un desiderio, mio caro. Tu eri nelle bambole dei miei giochi infantili, e quando io tutte le mattine facevo con l'argilla l'immagine del mio Dio, plasmavo e riplasmavo anche la tua. Tu eri chiuso col Dio della nostra casa dentro la nicchia ed io ti adoravo. Tu eri in tutte le mie speranze, in tutto il mio amore, in tutta la mia vita, nella vita di mia madre. In grembo allo spirito che protegge la nostra casa per lunghi anni ti formasti. E quando nella giovinezza il mio cuore aprì i suoi petali, tu gli alitasti intorno come una fragranza. Il tuo dolce e delicato fiorire era come uno splendore rovente di cielo prima dell'alba. Piccino mio, caro gemello di una luce mattutina, tu hai vagato seguendo la corrente della mia vita del mondo, finché ti sei arenato sul mio cuore. Quando fisso il tuo visino, vi scorgo dei misteri che mi sopraffanno. Tu che appartieni a tutto, sei divenuto mio. Per timore di perderti, io ti prendo e ti stringo al mio petto. Quale magia ha attirato il tesoro del mondo in queste mie braccia deboli? Nessuno sa di dove viene il sonno che aleggia sugli occhi dei bambini? Si dice che abiti laggiù, in un villaggio incantato, dove tra le ombre di una fitta foresta fiocamente illuminata dalle lucciole, splendidi, pendono due timidi fiori. Ecco di dove viene il sonno a baciare il sonno dei bambini. Nessuno sa dove nacque il sorriso che ondeggia sulle labbra dei bambini che dormono. Si dice che un giovane pallido raggio di luna crescente abbia sfiorato il lembo di una leggera nuvola autunnale. E così, nel sogno di un mattino bagnato di rugiada per la prima volta, nacque il sorriso che ondeggia sulle labbra dei bambini che dormono. Nessuno sa dove a lungo nascose
la dolce e tenera freschezza che fiorisce sulle membra dei bambini? Eh sì, quando la madre era ancora giovinetta, la portava nel cuore colmo del mistero delicato e silenzioso dell'amore. Là sbocciò la dolce e tenera freschezza che fiorisce sulle membra dei bambini. I bambini si incontrano sulla spiaggia di mondi sconfinati. Su di loro l'infinito cielo è silenzioso, l'acqua si increspa. Con grida e danze si incontrano i bambini sulla spiaggia di mondi sconfinati. Fanno castelli di sabbia e giocano con vuote conchiglie. Con foglie secche intessano barchette e sorridendo le fanno galleggiare sull'immensa distesa del mare. I bambini giocano sulla riva dei mondi. Non sanno nuotare, non sanno gettare le reti. I pescatori si tuffano a pescare le perle dal fondo del mare. Nelle navi viaggiano i mercanti, mentre i bambini raccolgono sassolini che poi gettano via. Non cercano tesori nascosti, non sanno gettare le reti. Il mare si increspa di sorrisi e la spiaggia dolcemente risuona. Le onde che portano la morte cantano ai bambini neri e senza senso, come fa la madre quando culla la sua creatura. Il mare giuoca coi bambini e la spiaggia dolcemente risuona. Si incontrano i bambini sulla riva dei mondi sconfinati. Vaga la tempesta per il cielo dei molti sentieri. Naufrago navi nell'acqua dei molti sentieri. La morte è in giro. E giocano i bambini. C'è un grande convegno di bambini sulla spiaggia di monti sconfinati. Quante cose avrei da dire a quegli occhioni grandi, quante cose di quel mondo che ti sta davanti, un mondo grande come il pollice che ti succhierà. Quante parole da imparare, quante risposte tue perché, quanti giocattoli da aprire per sapere cosa c'è. Mentre con il tuo ditino dici che un anno umano sai cos'è. Storie di saggi e di potenti come al tempo di Re Artù, storie di volpi e burattini e maghi dentro la TV, lupi nascosti dietro sorrisi di falsa ingenuità. Storie di razze e di galassie e di guerre e videogames, storie di eroi sconosciuti che combattono con te, mentre con il tuo ditino indichi il cielo azzurro ma non sai cos'è. Finestra e senza fretta guarda dentro la tua stanza, io lo so.
so che lo farai meraviglioso, proprio come stai sognando tu. Ti dirò quanti momenti per guardarti mentre cresci ogni giorno un po'. Quante cose anch'io da te imparerò. Ancora mi immagino di essere un aspirante asceta che a mezzanotte annuncia: questo è il tempo di lasciare la mia casa e andare in cerca di Dio. Ed ecco, appena fuori della mia casa, mi appare una interminabile schiera di poveri, miseri e affamati. Sono gli ultimi della terra. E insieme ad essi una moltitudine di uomini e donne che li prendono per mano e per essi cantano l'amore e la tenerezza di Dio. Sono i poveri e sono i santi. Ecco dove Dio sussurra la sua parola, soave e leggera. Nada.
un altro frammento importante, attraverso cui possiamo ascoltare la voce di Dio e il tacere dell'uomo. Sì, perché l'uomo, per esistere autenticamente come persona, deve anche tacere. Solo la persona autentica può stare in quella raccolta calma che si chiama silenzio. E senza la dimensione di esso è difficile comprendere il senso del silenzio di Dio. Io sono Liana Millu e sono un'agnostica. Un'agnostica che dall'infanzia alla gioventù più piena fui decisamente atea. Fui fermamente confitta nella terra. Poi venne Auschwitz. Ed ora che so, credo che non rinuncerei mai a quella esperienza suprema della convivenza con la morte e della necessità della fede come una grande armatura di fronte alla forza brutale tesa senza requie a distruggere l'essere umano. Ma la mia era una fede laica che faceva nella mente, nell'anima, un baluardo, un bunker inviolabile alle brutalità e alle abiezioni che mi circondavano. Allora l'unico rifugio per riuscire a trovare conforto era la mente. Nella lunga strada che mi condusse dall'ateismo all'agnosticismo, determinante fu l'acquisizione del senso del mistero. Una domenica pomeriggio, nella zona circostante i forni crematori, sdraiata su un grande spiazzo erboso, guardavo una catena di montagne viola che si profilavano all'orizzonte. Mi sentivo affascinata, come se proprio da quelle montagne mi raggiungesse qualcosa. Fu il senso del mistero. Accadde così che mi abbandonai al desiderio di una fede e mentre guardavo con fervore quel cielo di morte, con fiducia credendo fermamente nell'aiuto di un essere supremo, misericordioso, con voce supplichevole esclamai: fa, oh Signore, che io non divenga fumo in questo cielo straniero. È stato detto che nessuno uscì dai lager come vi era entrato, ed è vero. Io entrai atea e ne sono uscita agnostica. Agnostica, ma un'agnostica vera. Ed ora, la mia domanda ultima. Che cosa sarà di me quando il mio corpo giacerà sotto la terra? L'ho ben presente, come non potrei. La mia vita è così vicina al suo limite, ma se il mistero c'è, io lo conoscerò. E infine Dio parla attraverso quella parola che può essere la più difficile da ascoltare, da accettare come la sua parola, la parola della sofferenza e della croce. Sì, perché il più delle volte Dio parla mediante quella parte della sua natura volta verso il mondo, quella opposta alla sua natura invisibile, ed è la sua umanità, la sua debolezza, la sua pazzia. Per il cristiano
È dalla croce che Dio parla nel silenzio e nell'abbandono, rivelando ciò che Egli è. Il silenzio di Gesù, uomo afflitto e perseguitato, il grido dell'abbandonato da Dio, cioè la denuncia del silenzio di Dio, il grido di chi si abbandona al silenzio di Dio, formano un'unica icona. Essi richiamano nel suo insieme la famosa preghiera dell'ebreo nel ghetto di Varsavia, prima di essere bruciato vivo. Dio, Dio ha fatto di tutto per spezzare la mia fede in Lui. Ho seguito Dio anche quando mi ha respinto. L'ho amato e lo amo, anche se mi ha torturato fino alla morte. Mi ha ridotto alla vergogna e alla derisione. Ma io crederò sempre in te e muoio come ho vissuto, in una fede incrollabile in te. Una sera, tornando dal lavoro, i prigionieri furono portati davanti a tre forche per assistere alla impiccagione di tre condannati. Si trattava di due adulti, presso i quali erano state scoperte delle armi, e di un bambino che, pur sapendolo, non aveva tradito il suo protettore, nonostante le torture. Mentre i due adulti morirono subito, il bambino agonizzò per più di mezz'ora. Elie Wiesel scrive che in quel momento era là e sentì dietro di sé il solito uomo domandare: «Dov'è dunque Dio?» E Dio sentiva in me una voce che gli rispondeva: «Dov'è? Eccolo!» E appeso lì, a quella forca. Thank you.
La notte del Signore, la terribile notte del Signore. Solo, solo anche tu, con l'amore del mondo sul cuore, solo sotto la cupa volta del cielo, un cielo ancora più assente e sordo e lontano. E la notte nera, via via ancor più nera, e gli occhi un grumo di lacrime e fango, lacrime e sangue, sangue dalla fronte, dal viso, dalle mani, sangue e terra e fili d'erba sulla bocca. Anche tu solo, solo uomo, perfettamente uomo, pienezza di umanità. Ah, perfino gli ulivi piangevano quella notte, e le pietre erano più pallide e immobili. L'aria tremava tra ramo e ramo. Quella notte dicevi: Padre, Padre, se è possibile. Così, da questa ringhiera, quale un reticolato da campo di concentramento, aveva inizio la tua notte. Si è elevata la più densa notte sul mondo, tra questa e l'altra preghiera estrema. Perché? Ma perché, mio Dio? Notte senza un lume, disperata, tua e nostra notte. Perché? Anche tu hai urlato perché dall'alto di quella cima e nessuna risposta è venuta. E l'urlo si spandè a onde nel cielo cupo e sordo, un cielo almeno allora vuoto, squarciato dal tuo grido, cui una encomiabile, indeterminabile ancora si effonde, di balza in balza su clivi di millenni. Perché? 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 E dunque anche tu finivi con la certezza di essere un abbandonato. Anche tu non sapevi e hai gridato il perché di tutti i maledetti appesi ai patiboli, e non era desiderio di sapere le ragioni del morire, non questo, non la morte, è l'enigma, mistero e che nessuno comprende, come tu possa, Dio, coesistere insieme al male, insieme al lungo penare di un bimbo, insieme alla interminabile agonia del giusto, quando la certezza di essere soli divampa dagli occhi del torturato e tu non intervieni, quando il sospetto del nulla ti avvinghia e navighi mozzato il respiro entro i reali abissi, e questo tuo abbandono il più nera enigma, o Cristo, resurrezione, resurrezione, non altro è la risposta. Sicut dolor per
E al fine mi appare una gran folla che nessuno può contare. E tutti indossano vesti bianche e gridano a gran voce: Amen, lode e gloria, sapienza e grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio per i secoli dei secoli. Amen. Ed ecco una voce da lontano. Sì, è la voce del grande vegliardo che mi domanda. Costoro che sono avvolti in vesti candide, sai tu chi sono e da dove vengono? Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Sono i martiri cristiani. La morte è stata per essi una vocazione alla presenza storica della libertà e dell'amore, ma è stata pure una condanna, perché in essa hanno gustato la sofferenza e l'annientamento, il silenzio di Dio. Il loro sangue non è stato la prova di una condanna, ma la testimonianza di un'opera per la libertà che si realizza perfettamente nella morte. Con il loro sacrificio, essi sono coloro che svelano all'uomo di oggi colui che si occulta nella loro sofferenza e continua a dire la sua parola d'amore e di tenerezza. Essi sono la parola di Dio per l'uomo di oggi. Thank you.
e resurrezione fu il miracolo sublime della resurrezione. La mente impazziva dalla gioia. Resurrezione. È risorto. Io vorrei donare una cosa al Signore, ma non so che cosa. Andrò in giro per le strade zufolando così, fino a che gli altri dicano: è pazzo! E mi fermerò soprattutto coi bambini a giocare in periferia, e poi lascerò un fiore ad ogni finestra dei poveri e saluterò chiunque incontrerò per via, inchinandomi fino a terra. E poi suonerò con le mie mani le campane sulla torre a più riprese, finché non sarò esausto. E a chiunque venga, anche al ricco, dirò: siedi pure alla mia mensa. Anche il ricco è un povero uomo, e dirò a tutti: avete visto il Signore? Ma lo dirò in silenzio e solo con un sorriso. Io vorrei donare una cosa al Signore, ma non so che cosa. Tutto è un suo dono, eccetto il nostro peccato. Ecco, gli darò un'icona dove lui, bambino, guarda gli occhi di sua madre, che così dimenticherà ogni cosa. Gli raccoglierò dal prato una goccia di rugiada. È già primavera, ancora primavera, una cosa insperata, non meritata, una cosa che non ha parole. E poi gli dirò di indovinare se sia una lacrima o una perla di sole o una goccia di rugiada. E dirò alla gente: Avete visto il Signore? Ma lo dirò in silenzio e solo con un sorriso. Sì, io vorrei donare una cosa al Signore, ma non so che cosa, non credo più neppure alle mie lacrime. E queste gioie sono tutte povere. Metterò un garofano rosso sul balcone, canterò una canzone tutta per lui solo. Per lui solo. Andrò nel bosco questa notte, abbraccerò gli alberi e starò in ascolto dell'usignuolo, quell'usignuolo che canta sempre solo da mezzanotte all'alba. E poi andrò a lavarmi nel fiume e all'alba passerò sulle porte di tutti i miei fratelli e dirò ad ogni casa: pace, 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 pace. E poi cospargerò la terra d'acqua benedetta in direzione dei quattro punti dell'universo. Poi non lascerò mai morire la lampada dell'altare e ogni domenica mi vestirò di bianco. Sì, io vorrei donare una cosa al Signore, ma non so che cosa. E non piangerò più, non piangerò più inutilmente, dirò solo: avete visto? Avete visto il Signore? Ma lo dirò in silenzio e solo con un sorriso. Poi non dirò più niente. Grazie. E adesso facciamo le dovute presentazioni e anche il dovuto applauso a tutti coloro che con me hanno lavorato in questa esperienza di teatro. I bambini e le bambine della scuola di danza Locatelli, le ragazze e il giovane. Un applauso più forte meritano, no? La loro maestra Elisa Locatelli. Brava Elisa.
Devo dirvi che Elisa, quando nell'82 al Due Torri abbiamo fatto lo spettacolo sulla morte degli innocenti del terremoto, Elisa era una bambina piccolina come quella lì. Nelle foto ce l'ho con questa lampada in mano, e quindi dopo 20 anni, 22 anni, lei ha insegnato a questi bambini la stessa cosa. Grazie Elisa, grazie della passione e dell'amore che hai messo nel fare queste cose. E devo dirvi che in questo periodo Elisa ha lavorato anche dando alla vita una bella bambina, va bene? Quindi ha praticato l'icona della vita, la prima icona della risposta al silenzio di Dio. La direttrice della scuola, Angela Locatelli, da sempre collaboratrice, sempre disponibile per queste nostre iniziative con le nostre realtà ecclesiali, è stata sempre disponibile, la ringrazio di cuore. Dov'è? Arriva. Vai. Grazie. E vorrei fare anche un applauso ai genitori di tutti questi bambini che hanno sempre accompagnato i bambini e hanno sempre permesso questa esperienza. Grazie. Allora, poi comincio dalla mia destra, va. Donato Varallo. Lui recita da sempre con me perché è stato uno dei seminaristi che ha condiviso negli anni 80 l'esperienza teatrale che facevamo nel seminario, e adesso ne avete visto i risultati. Grazie Donato. Bene. E i tre giovani dell'Azione Cattolica, Piero Argoneto, l'ingegner Piero Argoneto, va bene, poi Michele Arcieri, Geremia della parrocchia di Gesù Maestro, il vero nome è Prospero, poi Anna Lucia, brava Anna Lucia di Pignola, poi prima di passare ad altri voglio ringraziare Spinazzola, Giovanni Spinazzola, che ha dipinto per questa esperienza teatrale tutta la scenografia, tutte le stelle. I costumi dei bambini sono stati realizzati da Linda De Santis. Poi le lampade che vedete, le lampade che hanno i bambini, mi sono state donate dalla ditta Granese, che è qui presente nel pubblico. Grazie Giacinto, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto. Sergio Scavone al computer per tutti questi video che abbiamo fatto insieme, ma lui è stato il grande tecnico che mi ha permesso di realizzare tutte le registrazioni e anche tutte queste composizioni tra musica, poesia, video, e quindi lo ringrazio perché è stato sempre disponibile. Abbiamo dedicato tante ore per fare questi filmati. Grazie Sergio. Poi il service messo a disposizione dalla provincia, Renato Laghezza, Michele Sabatella e i tecnici del palco. Devo dirvi che questo spettacolo l'abbiamo fatto grazie alla disponibilità della provincia, del Polo della Cultura, perché sia la mostra del Rosario, come ho detto ieri sera, sia questa esperienza sono state consentite, sono state assunte dalla provincia e ha reso possibile questi due eventi. Anche noi abbiamo partecipato come curia a tutte le spese, però ecco, siamo stati autorevolmente presentati e ospitati dalla provincia, dal suo presidente, che ringrazio di cuore. Va bene? Poi il coro che è fatto dai giovani
dell'Azione Cattolica e dei giovani della pastorale giovanile. Quando dico pastorale giovanile dico di altri gruppi ecclesiali che sono stati disponibilissimi a fare le prove ogni domenica presso la parrocchia di Santa Cecilia, sia quest'estate e sia per preparare questo spettacolo adesso. Grazie di cuore per tutti questi sacrifici che avete fatto. Poi il coro è stato assemblato, cioè è stato organizzato da Don Cesare Covino. Dov'è Don Cesare? Lo ringrazio di cuore per la grande disponibilità nel mettere insieme sempre questi momenti di preparazione. Il coro, come avete visto, è stato guidato da Don Binuccio Lattuchella, il quale questa sera non si è presentato con la mitica sciarpa bianca. Don Binuccio, noi siamo stati compagni di seminario e poi abbiamo vissuto i primi 20 anni di sacerdozio nel seminario insieme. Abbiamo fatto tante esperienze insieme, è stato sempre un maestro molto abile nel comporre, nell'armonizzare i canti, i cori e quello che avete visto adesso. Grazie Don Binuccio, grazie di cuore. Poi, prima di passare al pezzo finale che vorrei dedicare ai musicisti, alla band, io voglio dire un profondo grazie, ma proprio di cuore, a Giovanna Valente, la quale, grazie Giovanna, grazie, un applauso, la quale ha rappresentato così bene questa agnostica superstite di Auschwitz, ma ha registrato così bene sia la parte di Eva e sia la parte di questa madre che piange per causa dell'aborto. Grazie, grazie Giovanna, grazie di cuore. E poi io non so se ho dimenticato qualcuno che mi ha aiutato anche per la grafica, Don Massimiliano, per i manifesti e via di seguito, tutte queste cose che hanno fatto lo spettacolo, perché tutto è stato previsto. I ragazzi che mi hanno aiutato a lavorare, a fare i lavori materiali, montare la scenografia, c'è mio cugino Nicola Telesca che si è reso sempre disponibile con la sua attrezzatura, con i suoi mezzi per questa esperienza. E poi per ultimo Nanni Tamma, grazie Nanni, grazie, un applauso fortissimo, perché oltre alle grandi registrazioni sui bambini, sulla creazione, sul video del terremoto, il video dei matricidi, degli assassini, eccetera, Nanni Tamma mi è stato di grande aiuto, è stato un maestro attento, discreto, mi ha aiutato ad assemblare bene tutte queste parti. Come avete visto, abbiamo cercato di eliminare, rispetto al Due Torri, chi ha visto lo spettacolo, tante parti che erano un po' forse morte. Allora il suo aiuto, il suo sostegno, la sua regia ha molto valorizzato quello che io ho intuito sia nel testo sia nel pensare lo spettacolo. Grazie Nanni, sei stato veramente eccezionale e sei stato una guida. E poi vabbè, Don Mimmo, stiamo insieme, lo ringrazio, mo che ci ritiriamo a casa, gli do un cioccolatino e così vieni Don Mimmo, vieni, vai. Don Mimmo e Lucia, vai, aspetta, va adesso. E allora adesso facciamo un ultimo pezzo di ringraziamento, veramente questi giovani della band di Santa Cecilia, più i due violinisti, più la solista del violino, sono stati di grande aiuto. E io sono commosso per la loro disponibilità, non è facile trovare tanti giovani che perdono del tempo, spendono del loro tempo per queste cose, per noi. Li ho trovati sempre di una grande disponibilità, ogni domenica, ogni prova sono stati sempre presenti. Allora, loro ci ripetono Eli Eli e noi li presentiamo, va bene? Allora, la band è diretta da Don Binuccio, vai Don Binuccio. Sandro e Pietro alle trombe!
Rosalba al violino. Francesco ed Emanuele alle tastiere. Tastiere. Teo al basso. Mario alla chitarra acustica. Dario alla chitarra elettrica. Luciano alla batteria. Bonino e Lucia, solisti, dai. Pasqua a tutti, non vi dimenticate l'offerta per la Terra Santa all'uscita, grazie. Un momento, l'applauso più forte a Don Vito Telesca, l'applauso però. Disgraziato, ci eravamo scordati.